Proprio ufficio complicazione affari semplici, eh. Cioè, prendere l'optero solitamente dovrebbe essere la cosa più facile del mondo. Ma perché non si muove? Dai che mi sento anche in colpa a colpirlo così. Tu non mi hai fatto sparire un altro due di curve, vero Ark? No, Ark, io non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Ember the Gamer e questo è un nuovo episodio su Crystal Isles. E come vedete le nostre Blood Wyvern sono ancora lì belline, belline, stupende, meravigliose. E laggiù c'è Crypto che è ancora molto offeso ed è laggiù nell'angolino. Ha deciso... Boh, vabbè ragazzi, non so che dirvi, non so che dirvi. Oggi portate pazienza, ma se dobbiamo andare a farci un giro andiamo con Crypto, così magari gli passa l'incacchio e la gelosia. Allora, dopo gli scorsi turbolenti episodi, turbolenti più che altro perché mi è stato fatto notare, e concordo pienamente, che quando si addomestica le viverne c'è bisogno del travel gum, perché ovviamente con il fatto che si muovano in maniera un pochino sconclusionata, diciamo che non è proprio bellissimo per la testa e lo stomaco vedere tutti questi movimenti avanti e indietro. Mi sto sentendo male di nuovo. Oggi ci facciamo un episodio un pochino più tranquillo perché ho intenzione di costruire finalmente una serra. Ci siamo già piazzati il tubo, il pozzo e qualche tubo, messo un pochino alla rinfusa. Io odio piazzare i tubi per la serra, se non si fosse capito io detesto piazzare i tubi per la serra. Ci siamo già piazzati un pochino di base, adesso andiamo a terminare. Dopodiché vorrei andare a prendere qualche altra creaturina in modo da iniziare a formare un pochino di coppie. Così poi ci facciamo la nursery, ci facciamo un po' di stalle, diciamo, per le nostre bestioline. E per le viverne, visto che creare una stalla forse non è il caso, sono giusto un pochino grandicelle, ho in mente di creare... Sì, sto parlando di te, amore, sto parlando di te. Ho intenzione di creare qualcosina di un pochino diverso, ecco, qualcosa di carino. Vedremo, poi mi saprete dire anche voi se apprezzate la cosa. Sto registrando l'episodio ovviamente qualche giorno prima dell'uscita, di conseguenza i nomi alle viverne ancora non li diamo perché non ci sono abbastanza voti, diciamo così, sul sondaggio di Telegram, quindi nei prossimi episodi comunque gli daremo il nome che avete votato. Allora, dunque, vediamo di iniziare a costruirci la benedetta serra. Allora, noi qua ci siamo già preparati tutte le cosine che ci servono. Allua. La parte di costruzione della serra non è forse la più interessante, la più divertente, però c'è anche quella, quindi è giusto mostrarla e farla vedere. Poi ovviamente se non vi va di vedere queste parti di costruzione, ditemi... Sì, Ginetto, dammi un secondo, sto parlando però, non puoi avere fame ogni 3 secondi. Dicevo, se non vi va di vedere le parti di costruzione un po' noiose, quindi magari la casa è già più interessante, la serra forse l'avete già vista 1,5 miliardi di volte, non è che... sia chissà che cosa, fatemelo sapere che magari queste cose cercherò, è dritto sì, di farle eventualmente fuori registrazione. E un'altra porta qui. Allora, ho messo 2 porte perché questa vorrei che fosse proprio l'ingresso della serra. Da questo lato invece vorrei fare un recinto per poterci mettere i nostri scarabei a scorrazzare liberi e felici mentre mangiano lo sterco delle bestiacce laggiù e ci producono tante cose. Ginetto, facciamo un patto, la devi smettere, ti prego, ti giuro che poi ti lascio dormire dopo la serra, ti faccio dormire qualche ora, ma ti prego, basta avere fame, sete, basta, ti prego, mi stai uccidendo e mi fai perdere l'eternità di tempo. Muro della serra inclinata, mi sa che ho sbagliato a fare queste cose, fa vedere. No, è giusto, ok, mi sembrava, dall'immagine non mi sembravano, come al solito mi sono fatta roba in più perché... Con la serra c'è sempre da litigare, appunto, tra tubi e cose varie, quindi ho preferito fare tante parti in più, cioè tante, qualche parte in più, giusto per non trovarci impreparate nel momento in cui dovrò dire «Oh cavolo, mi manca questo! Oh cavolo, questo lo devo spostare!» Peraltro, qua non c'era un Ichthyornis, mai, non c'erano mai Ichthyornis, ne abbiamo già fatti fuori 3 o 4, e guarda là che ce n'è un altro che si avvicina. Comunque non è un problema, è sempre un gran piacere far fuori gli Ichthyornis, quindi ci prestiamo molto volentieri a questo massacro. E voilà, serra pronta, perfetto, quantomeno la struttura c'è. Allora, aspetta che ti risposto tutto, Cici. Sinceramente non mi ricordavo che il parasauro raccogliesse così tante narcoberry, ne sta raccogliendo veramente una quantità industriale. Allora, vediamo di piazzarci anche queste... I nostri appezzamenti di terra.
Ho fatto quelli medi perché quelli grandi mi sembravano esageratamente grandi e sinceramente non ne abbiamo bisogno. Anche perché nella serra non ho intenzione di piantare le narcobacche, perché appunto sinceramente non ci servono. Tra il parasauro e il brontosauro non abbiamo bisogno di coltivarne, ecco. Penso che qua ci coltiveremo solamente tutto il resto che ci servirà per poter magari fare poi il, non so, le keyble, ricette strane, ecco. Ora non so come, ancora come andrà, ma è molto probabile che la parte dove piazzo i tubi per l'irrigazione sarà senza audio, o meglio dovrò toglierlo perché sarò molto poco family friendly in quei momenti. Mi fanno penare veramente tanto, io odio con tutta l'anima, più di qualsiasi altra cosa su Ark, forse anche più degli Ictiornis, odio dover piazzare i tubi per la serra. Sì, peraltro questo appezzamento qui lo vedo molto, molto lontano dagli altri. Sarà un po' un casino riuscire a piazzare fin là il tubo. Oddio. Ah, devo spostare la porta. Ascolta, c'ho un'altra idea. Guarda che c'ho un'altra idea. Allora, questo lo posso raccogliere. Non lo posso raccogliere, ti odio. Va bene, qua ci metteremo, mi sa, un armadio, un baule, un qualcosa per metterci poi tutto il fertilizzante che ci produrranno le bestioline lì fuori. Per ora lascio questi appezzamenti di terra che direi sono più che sufficienti. Allora, dammi quei pochi tubi che mi sono già fatta e un po' di pietre per farcene altri all'occorrenza. Partiamo con il delirio, ti prego, non mi far soffrire troppo, ti prego. Ecco, già ho dovuto distruggere pezzi. Ma porca puzzolina. Ok, allora vi chiedo la cortesia di non commentare lo schifo di questa serra. Non mi piace manco per niente. E peraltro non arriva acqua perché... Ah, perché forse il pozzo è vuoto, giusto. Genio. Ah, ci manca un irrigatore qui. Aspetta. Ora riempio il pozzo. Oh, il problema è che qua non è che piova tantissimo, quindi dovremmo riempirlo almeno inizialmente in maniera un po' manuale. Guarda l'Ictiornis che si avvicina. Guarda il maledetto Ictiornis che si avvicina. Ah sì, ci siamo fatti anche il mirino. Ci siamo fatti anche il mirino dopo che questi brutti esseri venuti dall'inferno hanno deciso di romperci le scatole. L'ho mancato tantissimo, ti odio. Oh, mi sento molto meglio. Mi dà sempre un'enorme soddisfazione, lo sai. Ti prego, Ginetto, finiamo sta cacchio di serra e poi andiamo a caccia di bestie, che è la parte più divertente. Aspetta, cacca. Iniziamo a raccogliere cacca, che ci dobbiamo andare ad addomesticare anche gli scarabei. Allora, abbiamo detto di qua acqua non esce perché il pozzo è vuoto. Oh, ma guarda un po' che fortuna, è iniziato a piovere proprio ora. Ok, allora, di qua acqua esce. Devo solo capire perché non esce per di qua. Ah, perché ho distrutto un tubo e non è collegata una mazza. Ottimo. L'ho già detto che odio fare le serre. Pietra, dimmi che hai pietra, ti prego. Devo costruirne ancora uno di questi schifi. Ok, allora, ho piazzato due cisterne, cioè due pozzi, praticamente uno per lato. E vabbè, ovviamente adesso non piove, quindi sono vuote, quindi non mi interessa più. La serra è finita, andiamo in pace, basta. Basta, già, c'è fatta notte. Ci ho messo un giorno a fare questa roba. È venuta pure male. Cioè, guarda che schifo. Oddio, vabbè, no, dentro sembra anche abbastanza ordinato rispetto al mio solito. C'è un casino di tubi anche qua sotto che probabilmente ho collegato per sbaglio. Vabbè. Mettiamo un armadio per mettere poi tutto il fertilizzante. Allora, ha un armadio bellino, c'è qua. Mi sa che usiamo sempre quelli della Osocraft, che sono sempre molto 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 bellissimi. Riusciamo a metterlo qua senza che sbordi troppo fuori? Sì, mi sa di sì. Eccoli. Dimmi che non esci. Perfetto, perfetto. Cacca. Ok, perfetto. Allora, io in questa serra non ci voglio entrare per un po'. Adesso ci andiamo a prendere gli scarabei. Ci andiamo a prendere un pochino di bestioline per farle accoppiare. Tanto le sfere poiché ce l'abbiamo. Crypto, andiamo con te, te lo giuro. Ti giuro, Crypto. Dov'è tra l'altro? Ah, è là dietro, ok, sempre molto arrabbiato. Andiamo con Crypto a raccoglierci le altre bestioline. Non appena si fa giorno, noi intanto ci armiamo per partire. Guardali come si stanno avvicinando a casa. Guardali. No. No, questa è la mia spiaggia. La mia spiaggia. Ah. Perfetto. Lo lascio agli squali, non ho neanche voglia di andarla a recuperare, guarda. Ok, allora, finalmente di nuovo giorno. Guarda cacca, guarda cacca.
sul parasauro può sempre contare, c'ha sempre una cacca sotto. No, no, non volevo salire, grazie. Allora, nella serra c'è assolutissimamente qualcosa che non va, perché io ho riempito i pozzi d'acqua eppure qui l'acqua non esce. Devo aver collegato male qualcosa, ma non capisco cosa. Ad ogni modo, non ho più voglia di stare dietro alla serra, quindi per cui noi adesso ce ne andiamo a caccia delle altre bestioline per fare tutte le coppiette. Qualcosa di tranquillo, appunto. Ovviamente non la viverna di cristallo oggi, no. Oggi no, Crypto, abbi pazienza. Andremo a prenderti compagnuccio un altro giorno. Ok, allora, noi siamo armati, carichi e pronti. E direi che possiamo iniziare con la grande caccia alle coppie. Durante la notte io e Ginetta abbiamo verificato quali bestioline che sono a casa sono maschietti e quali femminucce. Quindi adesso abbiamo la nostra lista di creature da recuperare. Allora, tanto per cominciare, Ptero, perché purtroppo la nostra prima pterodattila purtroppo è stata mangiata da un sarco brutto e cattivo. Quindi ora direi di iniziare con qualcosa di appunto... No, aspetta. Di qualcosa di semplice, stavo dicendo... Ok. No, però a livello 16 no. E ci prendiamo un Optero. Per fortuna l'Optero dovremmo riuscire a trovarlo qui vicino a casa. O meglio, non dovremmo spostarci tantissimo, quantomeno spero. Lei è un 41 femmina, è 41, però no. 121 maschio. No, è maschietto, dannazione, però 121. Femmina 116. Femmina 116. Dove è atterrata? Ah, è laggiù sulla spiaggia. No, 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 sta andando di nuovo verso il mare. Ah, dannazione. Allora, intanto aspetta che io mi sono dimenticata l'ebola. Ovvio, ovvio. Fibra, paglia, pelle. Oh, ma mi servono davvero l'ebola? Ascolta, ma se io ci provo senza? Tipo così. Poi lo seguiamo. Guarda, lo anticipo. Faccio così. E dov'è? No, no, dannazione. Stavo scherzando. Temo che mi servano le bola. Proprio ufficio complicazione affari semplici, eh. Cioè, prendere l'Optero solitamente dovrebbe essere la cosa più facile del mondo. Dove? No, 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 aspetta, 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 aspetta. Amore, amore, tu non devi scendere a terra. Non devi scendere a terra, mi devi seguire l'Optero. Attenzione a non beccare la di cripto. Ok, preso. No, oh, è caduto in acqua? Oh, no, non capisco se è caduto in acqua o su quel lembo di terra. Ti prego, dimmi che non hai la testa sott'acqua. Ti prego, da, c'ha la testa sott'acqua. Sta morendo? No. No. Non sta morendo. Ah. Quindi qua è abbastanza fuori dall'acqua per permettergli di respirare. Ok, non mi sembra che abbia senso, ma non importa, mi va benissimo. Speriamo solo che ora non ci arrivi il solito sarco rompiscatole. Crypto, tesoro, puoi venire qua? Ok, dai, quell'Optero non dovrebbe volerci molto. Ho preso quello giusto. Sì, femmina 116 e noi dovevamo prendere una femmina. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo almeno uno. Lo possiamo depennare. Anzi, no, aspetta, aspetta, aspetta. Per scaramanzia facciamo che non lo depenniamo ancora. Che, appunto, questa è zona di sarco, di bestie brutte, di spino. Meglio stare attenti, essere prudenti e non sfidare la sorte. Guarda, giusto per variarti il menù ti metto anche un po' di pesce, che magari gradisci un po' di più. Puoi gradire un po' di più, per favore? Mi sto arrabbiando. Devo andare a catturare un'altra marea di bestie. E poi c'ho da costruire roba. Ah, e finalmente abbiamo il nostro pteranodonte femminuccia. Tutto striato, molto bellino. Che è arrivato a livello 172. Ah però. Allora, casa è vicina, ma io voglio andare ancora a caccia ad altre bestie, quindi tizio, per ora tu te ne stai nella magica sfera poké. Allora, nel frattempo Crypto ha fatto cacca come un dannato e in più ne avevamo già raccolta un pochino prima, quindi direi che possiamo approfittarne per magari andarci a prendere i nostri scarabei. Già che c'è la serra, anche se non funziona, ma non importa, dettagli la faremo funzionare a costo di fare una fila di tubi incredibilmente lunga che arriva fino all'acqua. Vorrei evitarlo perché è veramente brutta come cosa, però a mali estremi, estremi rimedi. E vedi, qua nel deserto ci sono ste specie di pozze dove poter mettere appunto i pozzi per raccogliere l'acqua. E invece nella zona dove quei cristalli azzurri non ci sono, che pizza. Mi sarebbe stato utile averne uno vicino a casa. Allora, qui abbiamo un'area con assenza di gravità. Come potete notare, a parte Ginetto che non vola, però ci sono pietroline e pietrone che svolazzano. Che belli i bug di Ark, li adoro.
Peccato che non possiamo stare sospesi per aria anche noi. Guarda qua, guarda quanta roba. Che galleggia per aria. Allora, qui c'è un anchilo livello... Aspetta, vedo roba strana intorno. Allora, ci sono dei nidi con delle gemme. Ho sentito un rumore così... Ah no, era Crypt, mamma mia l'infarto. Allora, mi sembrano nidi di grifone, però pieno di gemme. Cacchio c'entrano le gemme con i grifoni? Vabbè. Comunque no, mi sa tanto di trappola, caro Ark. Mi sa tanto di fregatura, di barbatrucco. Appena prendo le gemme, se ci provo qua esce fuori chissà quale bestione. Lasciamo stare, facciamo che torniamo un'altra volta magari più avanti. No scusa, no scusa, ma quello è un tilacoleo? Ma è bellissimo! Però livello 16, peccato! Me lo sarei preso anche se non era in programma. Però vabbè, buona sapersi che sono qui. Mamma mia, che tempo infame che c'è oggi. Ma per curiosità, scusa, il tiracoleo ci attacca? Ciao? Oh, ciao tiracoleo. No, non ci attacca. Però se io scendo poco poco dalla viverna... Vediamo? Sì, e guarda che ci attacca. Guarda che ci attacca. Ho capito che sono scesa dalla viverna, però Cribbio ce l'hai davanti alla faccia, non è molto intelligente attaccarci comunque, eh. Allora, in questa orrenda zona piena di carno, e quello penso sia un carno alfa dal alone rosso che gli sbrilluccica intorno, però vedo che anche lui ci ignora, il che va bene. Là, poverino, tutto nascosto, raggomitolato su se stesso, c'è un piccolo dedicuro livello 116. Quindi io direi che per pura bontà di cuore... noi adesso lo porteremo in salvo. Eccoli, vieni che ti portiamo in salvo noi. Stai tranquillo, sei in buone mani. Allora, vediamo dove ci possiamo addomesticare il piccolino. No, aspetta, cerchiamo un posto con un po' di cespugli. Perché dovremo... Ah, grifoni no. Perché gli dovrò ovviamente dare da mangiare. Noi bacche non ne abbiamo appresso. Ok, perfetto. Direi che qui va benissimo. Poverino, deve essere ferito tanto tanto perché se ne sta ancora chiuso. Ma sei vivo? Sì, sì, respira. Va bene, scusa piccolino, ti devo prendere ancora... devi subire ancora un pochino, abbi pazienza. Guarda come si arrabbia però. Più o meno si arrabbia, sta immobile. Che succede? Bug? Un altro bug? Beh, giustamente Ark l'altro giorno ci ha fatto sparire un dedicuro. Ora mi sembra corretto che quantomeno me lo tenga fermo per farmelo addomesticare. Mi sembra più che giusto. No, ma davvero? Non si sta muovendo di un millimetro, ma che succede? Ma perché non si muove? Dai che mi sento anche in colpa a colpirlo così se ne sta fermo per i fatti suoi. Ma non è giusto, ma c'hai paura perché c'ho la viverna a fianco? Ma davvero? Sì, ok, va bene che sta fermo, però ci stanno volendo tanti dardi per fare questa cosa. Potresti svenirci un attimino, per cortesia? Che mi sa che il bug gli ha bloccato anche il... il torpore, perché non è possibile. Gli sto sparando da 10 minuti. Non ci credo. Non ci credo che non è ancora svenuto. No, scusa, ma se io mi avvicino... No, niente, no. Mi sa che c'è un piccolo bug in quest'area. Prima o poi ci dovrà svenire. Dai, non ci credo che gli ha bloccato il torpore. Vanno bene tutti i bug. Però questo no. Questo non ha veramente senso di esistere. No, 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 aspetta, c'è qualcosa che non va, no, non è davvero possibile. Non è davvero possibile che sta bestia, uno, non si muova e due, non svenga. Ok, se noi ci spostiamo tipo, non tanto più lontano, tipo qui, guarda. Tipo qui, tipo qui. Qui cammini? Due di cur... Cosa? No. No, Ark, no. Tu non mi hai fatto sparire un altro due di cure, vero Ark? Ma stai scherzando? No, ma io... non è possibile! Non è possibile che non riesca ad addomesticare un animale come il due di cure. Si è buttato per di qua, amica, non me ne sono accorta. No, Ark, io non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Vabbè, sono scioccata, non ho parole. Vabbè, no, non diciamo niente. E anche oggi rinunciamo al dio di curo. Ark non vuole che noi addomestichiamo il dio di curo. Non so per qual ragione. Oh, c'è un scarabeo. Ma cosa sei, tutto viola? Oh, che bellino. Oh, un bello scarabeo tutto viola, livello 79.
Allora, vediamo di prenderlo in fretta, che il deserto non mi piace tanto come zona, sinceramente. Tesoro, facciamo in fretta, per cortesia. Potresti andare più verso la mia viverna, no, eh? Tipo, puoi andare per di là? Puoi per cortesia andare dall'altra parte? Grazie. Per ora non sembra volerci attaccare niente, però cioè, da questa collinetta mi sembra che possa sbucare qualsiasi cosa da un momento all'altro. Quindi vorrei tanto andarmene un pochino più vicino alla viverna. Ti prego, Scarabeo, vai per di là. Ora mi arriva un Tremors da qua. È molto scena alla Tremors. Oh, perfetto. E anche lui viene con noi. Guarda cosa c'era dietro la collina. Guarda le bestie che ci aspettavano dietro la collina. Cosa c'hai? Sete? Guarda che bellino questo. Mi piacciono molto i colori di questo. Allora aspetta, diamo da bere a Ginetto. Però ci sono un po' di bestiacce brutte intorno. Vabbè, ci sono anche i Ravager laggiù. Vabbè, facciamo in fretta, guarda. Cerchiamo di bloccarlo tipo un po' così. Ok, vediamo, vediamo. Davvero non te ne basta una? Ah, lì ci sono scorpioni, Ravager, serpenti. C'è di tutto. C'è di tutto, aiuto. Quello cos'è? No, è un insetto. Quello non dovrebbe rompere le scatole, quello. Ticcio, anche tu perché ti allontani così tanto dalla mia viverna? Perché ti allontani dalla mia zona di comfort? Là c'è uno scorpione. Anzi, sta avvicinando anche quello. Dai, ti prego. Mangia altra cacchina buona buona. È appena sfornata, guarda, è calda calda. L'ha appena fatta la viverna, ti giuro. Non ti darei mai roba scaduta. Guarda anche il Ravager laggiù che si avvicina. Quantomeno se ci mettiamo davanti al suo musetto riusciamo un pochino a fargli cambiare direzione. Anche se vuole andare il più lontano possibile dalla mia viverna, non capisco perché è così bellina e adorabile. Oh, e ci abbiamo anche l'altro. Grazie, grazie mille. Alleluia, alleluia. Ah, se la prende anche con le mie... No, non prendertela con la mia costruzione che mi serve. Dannazione. Mi serve per lo spino. Chi se l'è presa con noi? Chi ha avuto il coraggio? Maledetto! Porca miseria. Ma perché col primo era stato così semplice? Scusami. No, niente. Se la prende con la trappola ma non sale. Com'è rosso il cielo. E vabbè, che cos'è sta roba? Ma scherziamo? Ma che succede? Però vedo che non si ribella, comunque, quando la prendiamo. Vediamo. No, ma porca miseria, ma non è possibile. Ma c'eravamo sopra, non è giusto.